Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Seconda Pietro, capitolo 3, verso 9. Cos'è il pentimento? È buona cosa considerare che la pazienza del nostro Padre Celeste per noi deve rimanere uno dei motivi principali del nostro ringraziamento quotidiano. Creatore per tutte le creature, Padre per chi accetta suo Figlio come personale salvatore. Diventare figli di Dio è risultato di un ravvedimento che avviene per l'azione dello Spirito Santo e di un pentimento sincero che è un passo necessario per chi vuole nascere di nuovo. L'azione da compiere è di confessare il peccato davanti a Dio e considerare in modo diverso i propri obblighi verso il Signore. Un vero pentimento coinvolge prima le emozioni e poi le azioni. Produce dolore per il peccato commesso, poi impegna la propria volontà per agire da nato di nuovo, ossia perdonato da Dio e con il conseguente desiderio di piacergli. Solo chi continua a confessare il proprio peccato può continuare a gioire della grazia del Padre Celeste. Una confessione non generica, dunque, ma sincera e profonda. Questo piacerà a Dio.